Nuova edizione delle nostre breaking news, in apertura il caso Etruria con l'amarezza nelle voci dei legali, degli azionisti e risparmiatori che attendono le motivazioni per capire come si sia arrivati alla sentenza di assoluzione. Nelle dichiarazioni rilasciate dagli avvocati di parte civile si è sottolineato come si tratti di una sentenza di primo grado da rispettare, ma hanno ricordato come i processi finiscano in Cassazione, quando arrivano alla Cassazione, e dunque da sottolineare, come dicevamo poco fa, l'amarezza nelle dichiarazioni sia dei legali, di azionisti e dei risparmiatori. Sempre su questo argomento ricordiamo che sono stati tutti assolti tranne l'ex finanziere Alberto Rigotti, ex consigliere dell'istituto bancario. Questa la sintesi estrema della clamorosa sentenza sul crack di Banca Etruria. La procura dal canto suo rimane in silenzio in attesa delle motivazioni che serviranno a capire perché negli episodi contestati non si configuri la bancarotta. Ed infine la pagina sportiva, vigilia di Carrarese-Montevarchi, gli Aquilotti sono chiamati a dare un segnale di riscatto dopo le 3 sconfitte consecutive, dunque ovviamente vi aggiorneremo anche su quelli che saranno gli esiti di questa partita. Al momento è tutto, per continuare a rimanere informati seguite Teletruria.